Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? C'è alla fine a noi. Che ce frega? Welcome back Guardians, quello che vi parla e bentornati nel mio canale. Quest'oggi sono qua con una tipologia di video diversa che avevo intenzione di portare da un sacco di tempo, dove parlavamo e basta, si parlava e basta. E intanto mi facevo un goccio. Ma parlavamo di che cosa? Parlavamo di tutto, quello che accade, community, non community, tutto il mondo che riguarda Destiny e quando si crea qualcosa di particolare, no? Come in questo caso, ormai non è un segreto che c'è stata una scissione tra Bungie e Activision, che sembrerebbe essere stata richiesta da Bungie stessa. Premessa. Facciamo una premessa grossa come una casa. Io sono un signor nessuno, ok? Mi potrei definire un giocatore qualsiasi di Destiny. Un giocatore che gioca Destiny, che gli piace giocare a Destiny, c'ha i suoi momenti di pro e contro Destiny, quindi ti spinge a giocarlo di più o di meno, ma in ogni caso, quello che io mi reputo è semplicemente un giocatore, quindi non sono uno che fa statistiche, non sono uno che va lì con lo scontrino in mano a chiedere il risarcimento dei soldi, non chiedo il pizzo. E soprattutto non sono influenzato da nessuna delle due case, perché appunto io giocando a Destiny sono contento di quello e basta. Perché effettivamente a me del resto, no? Che me ne frega? Che ce ne frega a noi? Cosa ce ne frega? L'importante alla fine è il gioco, quindi se Bungie si lascia con Activision e se Bungie viene acquistata dai cinesi, perché ho sentito di cotte e di crude su questi argomenti, che venga, ma basta che ci sia il gioco, basta, non importa nient'altro, però ovviamente mio video, mia opinione personale e quindi dico la mia. Quando ho sentito la notizia, cosa che era, non dico scontata, ma si sapeva che da lì a poco ci sarebbe stata la scissione, poteva arrivare con Destiny 3, poteva arrivare un mese fa, ma in ogni caso si vedeva già che c'era il malcontento in casa Activision per Bungie. E lo scontento si è fatto sentire fino appunto a una settimana fa, dove appunto c'è stata questa scissione tra le due case. Io ammetto che ho avuto un sorriso, ragazzi, a 32 denti, ma non perché ce l'ho a morte con Activision, che ha comunque delle sue colpe. Sono contento come la maggior parte di voi, ma non so se la motivazione è la stessa vostra, perché mentre molti hanno lanciato soltanto merda, no? Hanno detto tipo, finalmente Activision se n'è andata. Sì, io anch'io ho avuto questa cosa qua, ma ero più contento per Bungie stessa, perché capite bene che se voi lavorate per qualcuno, no? Avete determinate limitazioni, dovete rispettare determinati tempi. Non dico che il vostro lavoro esca una merda, ma comunque influisce su tutto quanto ciò che fate. Buonissimo latte. E quindi, sinceramente, i problemi che stanno vedendo i giocatori adesso, no? Activision ha fatto schifo a fare così, no, Bungie schifo, è inutile, è tutto inutile. A noi giocatori, soprattutto, è inutile, tutta questa cosa qua. Ma poi ragionate sui fatti. Se Bungie fosse realmente accorto di soldi, come molti esponenti di Activision stanno dicendo, Bungie, preparatevi perché sarà il collasso, io mi preparerei, arriveranno i cinesi. Tutte queste stronzate qua. Bungie muta a lavorare ancora per Activision, ma rendiamocene conto, non sono stupidi, ok? Poi potete insultarli, ho sentito appunto, ma Bungie non si tocca perché Bungie è molto brava, però quelli all'interno di Bungie sono degli stronzi. Ora, se tu mi dici questo, no? Cosa vuoi dire? Cioè, io sento queste parole qua, queste sono proprio parole che sono state dette, anche ad un influencer non di poco conto, ma se tu dici questo, vorresti dire che tu compri i giochi per chi lavora? Cioè, io compro il gioco perché a me piace, non per la casa che c'è dietro, perché dico, ma quel capo di Rockstar è proprio uno stronzo ed è omosessuale, quindi non compro il suo gioco, ma l'altro è nazista, allora prendo il suo gioco. Ma stiamoci dentro con la testa, stiamoci proprio dentro, perché non ha senso, capite? Non ha alcun senso stare lì a dire, no, ma Bungie ha dei stronzi che lavorano, fa bei giochi, però ha degli stronzi. Sinceramente, può essere stronzo, omofobo, sessista, non mi interessa, io prendo il tuo gioco perché hai fatto un bel gioco. Poi se puoi essere uno stronzo, per me fai quello che vuoi, ma non capisco questo accanimento adesso verso Bungie, soprattutto da persone che non te lo aspetti. Cioè, te lo aspetti perché lavoravano per Activision magari, ma è strano, è una situazione ambigua, che ha bisogno di essere discussa e per questo la tazza del crogiolo, perché sicuramente poi nei commenti o comunque in generale succederà un putiferio, tazza del crogiolo apposta. Se Bungie, ripeto, avesse avuto bisogno di soldi, sarebbe stata zitta e non avrebbe fatto nulla.
Invece adesso Activision è sotto inchiesta, ha voluto mollarla Bungie. Activision pubblica giochi da Remedy ed è giusto che a un certo punto ci si sveglia e si abbandona una casa e magari, sicuramente Bungie se ce la fa con i soldi che ha fatto, comunque ricordiamoci che Bungie non è che lavora gratis per passione, come dicevo con Luca l'altra volta guardando una live su Twitch. Bungie non lavora per passione, Bungie lavora perché sì, piace il suo gioco, ma comunque deve farsi la grana, i money. Quindi è ovvio che si sarà fatti i soldi con tutto Destiny 1 e tutte le sue espansioni, tutto l'Eververse, con tutto Destiny 2 che ha fatto un successo assurdo, Destiny 2 molto più dell'1 al lancio, con tutte le espansioni, con Forsaken, cioè raga, provate a immaginare quanti soldi sono fatti soltanto con Forsaken. E vorreste dirmi che Bungie non ha soldi? Perché tutti i soldi dipendono da Activision? No, perché Bungie, io me la vedo lì proprio Dige che arriva ballando, sballucchiando, dicendo lavoriamo per passione, lavoriamo per passione. Ma veramente, ragionate, ma usate un attimo il cervello. Poi so che magari siete, avete conosciuto all'interno Bungie, Activision, va bene. Io infatti sto parlando come un signor nessuno ed è forse per questo che dovreste ascoltarmi, perché sto parlando proprio come uno di voi che vede la situazione da fuori e dice ok, e quindi? Motivazioni strampalate del tipo ma il gioco adesso no, Destiny 3 non uscirà al 2019, uscirà nel 2021. E da quando far uscire un gioco tardi è un problema? Ma da quando? Anzi, io ho sperato fino all'ultimo che Destiny 2 non uscisse a settembre del 2017. Perché era troppo poco tempo dal primo, era troppo poco tempo. Era noioso per tante motivazioni perché non è stato lavorato fino in fondo, ma si vedeva. C'erano errori e su errori che era un fattore di tempo che è stato risolto all'incirca, metto virgolette apposta, con Forsaken. Spero che Bungie si prenda tanto tempo, poi io dico almeno 2 anni per lavorare un terzo capitolo decente. Se vuole tirarsi su Bungie adesso, non deve fare più l'errore di essere limitata e veloce, no, deve prendersi i suoi tempi per lavorare un bel giocone come è stato Destiny 1. E io questo è l'errore che do al 2, il principale errore è il tempo, la tempistica per lavorare una cosa non c'è stata, ok? Questo è tutto. Poi sì, Activision ha fatto tante cose, io vi ricorderò sempre, poi mi possono dire che queste sono notizie fasulle, ma a quanto pare non è vero, perché se ne parlano tanti siti, uno stronzo può arrivarmi a dire, stronzo inteso a caso, cioè uno a caso, ecco, diciamo così, uno a caso può arrivarmi a dire, no, sono tutte stronzate, però se ne parlano così tante, con tanti siti, ok, di notizie, qualcosa di vero c'è sempre sotto, quindi se mi dicono che Bungie ha lavorato al titolo di Destiny 1 per 4 anni, poi, l'ultimo mese prima del rilascio, arriva Activision e molti di Bungie se ne vanno, capisci bene che qualcosa è successo, non è che tutti odiano Activision fino a quel punto. Se poi mi dicono che Destiny 1 all'inizio non doveva avere il grimorio ma solo cutscene e poi ci ficcano il grimorio dentro, è triste come cosa, ti fa riflettere su qualcosa che sta succedendo. Quindi, non lo so, questo è il mio pensiero, cioè penso che la divisione possa dare i suoi frutti, ma lo vedremo col tempo ovviamente, ma in ogni caso, sinceramente, se una casa a cui sono legato, perché Bungie comunque per me è stata, ha dato un rilancio assurdo al suo brand, perché era conosciuta soltanto per Halo, e essere conosciuta anche per Destiny, soprattutto con Destiny 2, adesso anche in maniera negativa, però è comunque, ragazzi, ricordiamoci che la pubblicità negativa è comunque pubblicità. Detto questo è il mio pensiero. Bungie ha fatto bene? Tecnicamente sì, perché se hai le possibilità di lavorare da sola e non darti più limitazioni, e hai i soldi per proseguire il tuo lavoro, fallo. E lì starà poi a Bungie scegliere, ma noi non siamo nessuno per mettersi in mezzo a dire no, basta, vaffanculo Activision. Noi dobbiamo soltanto aspettare e vedere, sperando sempre che il gioco migliori di anno in anno, o di mese in mese, o di giorno in giorno, insomma, ma comunque aspettare dei miglioramenti sempre, sempre e soltanto miglioramenti. Detto questo, concludo qua il video, spero che il video vi sia piaciuto, questo primo parliamone, ecco, parliamone, bel nome per la serie. Vi sia piaciuto? Noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella guardiani! Favoloso! Non finirà finché non canto vittoria! E io non canto mai!